l'importanza del mangiar bene si riflette sulla cultura che ognuno di noi ha dentro di sé. Quindi dobbiamo essere coscienti soprattutto da dove proviene, da come viene lavorato e da anche coloro che fanno parte della distribuzione. Diciamo che è un circuito molto bello, veramente un onore per me farne parte in qualche modo di questa filiera, quindi che va dal produttore al consumatore, e bisogna farne parte con una coscienza veramente attenta. Ma qual è il futuro? Comunque sia, è rivolto anche a quella che è l'agricoltura, sicuramente, e un'agricoltura che deve essere un po' condivisa, quindi deve essere partecipativa, e a questo livello mi rivolgo a quella che è la partecipazione dei giovani, che sono sicuramente molto attenti e molto interessati sotto tutti i punti di vista, ma anche e soprattutto sul punto di vista agricolo e quindi del cibo. La pianta, per esempio, è vita, quindi la terra è vita, e un po' quello che si sente dentro a questa fiera di tipicità, proprio lo spirito dell'albero, insomma, della vita, dell'albero in cui nasce qualsiasi cosa, e quindi è una coscienza, tra virgolette, semplice, ma molto ben radicata, perché per far nascere cose belle ci vogliono anche belle radici, quindi comunque sia radici intendo proprio a livello pratico la radice, per esempio, della persona fisica che fa le consegne, per esempio, tutti i giorni del salume, ad esempio ciriaci, al negozio, oppure la semplicità che si può riscontrare nella persona che fetta proprio il salume, sempre ciriaci, facciamo un po' di pubblicità ingannevole, insomma, e lo dà al cliente. Quindi fa parte tutto di un sistema che è veramente bello, e quindi sono onorato di farne parte in una misura, insomma, anche, ecco, figlio, insomma, tra virgolette, d'arte, quindi ne faccio parte molto volentieri e molto orgogliosamente.